Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Se siamo alle prime armi con il pianoforte, ad esempio, e vogliamo semplificare gli accordi delle canzoni che a volte troviamo su internet con tante sigle e tanti numeri che magari ci fanno impazzire, per semplificare quei numeri c'è un modo molto semplice che adesso vi faccio vedere. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, se siamo all'inizio del nostro percorso e ancora non conosciamo tutti gli accordi, anche quelli un po' più complessi, su Google c'è la possibilità di andare su un sito dove ci mostra gli accordi e semplificarli. Andiamo e vi faccio vedere come fare. Bene ragazzi, io sono andato qui su Google e ho scritto due vite Mengoni accordi. Solitamente il primo link che ci esce è di questo sito che si chiama accordiespartiti.it, dove qua troviamo davvero tanta roba. Chiudiamo la pubblicità. Ok, come vediamo qui scorrendo in basso abbiamo il testo con gli accordi sopra di Mengoni. E vedete che tutte queste sigle, Re 7 più Sol 7 più barra 9 Si minore 7, 9, eccetera, che sono a volte incomprensibili per chi è all'inizio. Su questa barra qui sopra c'è un tastino che ci semplifica gli accordi, quindi ci dirà solo se l'accordo è maggiore quando non c'è scritto niente o minore quando c'è una M piccolina. Se andiamo sopra ci dà le posizioni per la chitarra, però possiamo fare piano e quindi ci dirà proprio come suonare questo accordo. È un aiuto in più. Ovviamente quando andiamo qui sopra, facciamo di nuovo piano, ci dà l'accordo e possiamo così anche avere un suggerimento. Per ogni accordo però dobbiamo cambiare. E quindi vediamo come sarà il nostro accordo se proprio non sappiamo come suonare quel tipo di accordo. E una volta semplificato il testo, semplificati gli accordi, possiamo scorrere, quindi possiamo suonare bene tutta la nostra canzone con tutti gli accordi semplificati. In più, sempre su questa barra, a parte l'autoscroll che ci dà la possibilità di far scorrere il testo più o meno veloce, per suonare ovviamente senza staccare le mani dal piano o dalla chitarra, si può ingrandire o rimpicciolire il testo e in più si può trasportare la tonalità. Che cosa significa? Che si può cambiare la tonalità facendola cambiando proprio tutti gli accordi in su o in giù. Ma questo lo vediamo nel prossimo video. Come abbiamo visto, è molto semplice semplificare gli accordi e poi provarli a suonare in questo modo qua, finché poi, man mano che impariamo, potremo suonare gli accordi, anche quelli completi, con un effetto decisamente migliore. Va bene? Vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così ogni qualvolta esce un video nuovo vi arrivi una notifica e potete guardare subito il video. Ciao ciao ragazzi, alla prossima!